Ciao a tutti, io sono Antonio BeagleKnit su Instagram e su Ravelry e questo è Chiacchiere a Maglia, un knitting podcast in italiano dove si parla appunto di maglia. Sapete che siamo in diretta e potete scriverci, domandarci tutto quello che volete. Oggi ci accompagna ancora Vicky Aquilino. Ciao Vicky! Ciao, ciao a tutti. Allora, mi sono dimenticato di mettere la chat qua visibile, quindi non vi avevo letto, ma adesso vi leggo. Ciao a tutti, c'è Maria Grazia, Cosetta, Francesco, Ada, Gloria, oh, Liuba, sarà Liuba Antonelli, è così come si dice il nome, non lo so. Monica Vesna. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Chiacchiere a Maglia. Ciao Nadia, Grazie anche Cosetta, Nadia ti è arrivata. dice forza con i pollici in su. Vediamo, abbiamo avuto un po' di problemi prima, ma pare che ce l'abbiamo fatta. Speriamo. Allora, Oliviero Rioli, Lollocrea, cosa vuol dire questo? Liuba, l'ho detto bene, meno male. Allora, Vicky, settimana scorsa abbiamo parlato della tua enciclopedia della maglia, la tua enciclopedia virtuale della maglia. E non abbiamo fatto tempo a mostrare i progetti che avevamo tra le mani. Quindi, se vuoi cominciare direttamente facendoci vedere qualcosa. Ok, allora faccio vedere due progetti che già sono su Ravelry e uno che lo sarà ad aprile, a parte quello che ho fatto vedere già la settimana scorsa, che anche questo lo pubblicherò, il gilet, del quale è l'unico che ho fatto vedere la settimana scorsa, che pubblicherò poi anche ad aprile su Ravelry. Allora, questo è uno scialle a semicerchio ed è un alternarsi di maglie a legaccio e maglie allungate, e sotto, diciamo, gli ultimi momenti danno un minimo di accenno al volant, diciamo. Ok, Molto sì. semplice, tutto in cotone, realizzato con il cotton e luce di Lollocrea. Questo filato luce, non so se si intravede, io ho qua le luci molto forti, però forse si vede una specie di un po' di lurex in mezzo. Ok. Per cui diciamo, ha questo lurex molto delicato e niente, per cui anche se è di cotone non pesa tanto perché comunque la texture con le maglie allegate ha fatto sì che giustamente rimane, cioè, prendesse abbastanza facilmente lunghezza, però senza appesantire molto il progetto. Poi un'altra, Aspetta, questa è non una correre, non correre, abbiamo un'ora per fare ok. vedere tutto. Dai, raccontaci un po' di più su questo scialle. Allora, questo scialle è nato per un'esigenza mia, nel senso che altrimenti l'avrei fatto di un altro colore. A me serviva qualcosa che mi coprisse un po' la sera, durante le serate un po' umide, non dico estive perché qui in estate non c'è bisogno di coprirsi, ma magari primaverili, dove si è già qua con le mezze maniche o addirittura più scollati ancora, e però magari la sera, tra le altre cose, io abito proprio sul lungomare, di conseguenza un po' di umidità in più ci può essere. Allora, in quel caso poteva essere carino, cioè potrebbe essere carino avere qualcosa da indossare. Siccome mi mancava uno scialle bianco, allora l'ho creato e mi sono anche spinta oltre facendone il pattern. Questo, diciamo, è stato quello che mi ha spinto. Questo invece che voglio far vedere adesso è stata la mia prima realizzazione a livello di pattern distinta in taglie. Perché, come tu ben sai, io mi sono spinta per la prima volta a disegnare qualcosa e pubblicare un pattern quando ho partecipato al reto, ma avevo fatto uno scialle triangolare. Allora ho creato poi successivamente questa cappa che è molto semplice, ma a mio avviso ha un motivo molto graziosa. Molto grazioso, la cappa si chiama Dalvik, ha questa foglia di cedro che è un po' a forma di cuore e si alterna, per cui diciamo è un, non
si alternano appunto le figure, una volta è sopra, diciamo, è all'esterno, poi invece sotto è all'interno, frammezzata da questi pannelli a maglia rasata, il collo è alto, questo l'ho realizzato con il filato Dudù sempre di Lollocrea. E ho fatto comunque, perché ritornando alla mia tecnica preferita, i ferri accorciati dietro. Per cui quando la indossi non ti fa la piega nel collo, cioè non ti cade indietro come abitualmente succede con i progetti senza i ferri accorciati. Molto semplice, e vi ripeto, questo è il mio primo pattern che io ho pubblicato con delle misure, infatti ne ho fatte però soltanto 4, SM, L, XL, non mi sono spinta avanti, però il test è andato bene, per cui di fatto, diciamo, le mie Le hai proporzioni, fatte bene. sì, esatto, le avevo fatte bene. Poi questo è Aspetta, un... aspetta, aspetta. Ma hai tanti, così tanti progetti da farci No, 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 vedere. adesso ne farei vedere soltanto un altro che però è in corso d'opera. Allora, ti chiedo, prima di tutto, Nadia sta chiedendo come si chiama lo scialle. Allora, sì. Scusate, lo scialle si chiama Sonnenblick. Sonnenblick significa in tedesco uno sguardo al sole, ma anche uno sguardo dal sole. Per cui un po' questo scambio tra il sole che guarda te e tu invece che guardi il sole. Perché? Perché comunque, scusami, c'è mia figlia, cosa che non è mai successo. Ciao Miriana. Mia figlia che mi guarda, la cosa mi fa molto piacere. Ciao Per cui Miriana. diciamo, un po' il sole che in qualche maniera traspare attraverso queste maglie, diciamo, allungate. Per cui ho voluto un po' giocare con le parole. Tra le altre cose, in tedesco, sole è al maschile, perché lì, essendo chiaramente più al nord, è meno forte il sole. Per cui, anzi, scusatemi, è al femminile, volevo dire, non è al maschile come qui, perché essendo meno forte, gli si dà un po', diciamo, quel senso materno di avvolgimento che qui al sud non serve, perché, diciamo, effettivamente è piuttosto strong come sole qui al sud. E niente, per cui in Germania, appunto, il sole ha questo significato un po' particolare. Proprio perché non ce n'è tanto, non è, quando c'è non dura molto e non è nemmeno abbastanza forte. Ecco perché ho voluto dargli un po' questo nome. La K si chiama Dalvik, non so se l'ho detto. Aspetta, Ok, e adesso vi faccio vedere ciò. aspetta, che ti voglio chiedere delle cose sulla K. Ok. Quanti caffè hai bevuto oggi? No, non ne bevo, il problema è che non ne bevo, sono così al naturale. Il problema è questo. Io non bevo il caffè. Allora, no, il filato con cui hai fatto la K, che mi sembra bellissima. Come hai detto che si... Dudu, no? Hai detto? Si chiama Dudù, sì, E si qual è chiama la Dudù. composizione? E allora, la composizione, se non ricordo male un attimo, che posso verificare velocemente? Certo. Perché allora è un filato innanzitutto bellissimo, molto morbido, è leggermente melangiato. Se magari qualcuno già in chat mi può aiutare, perché io, ecco, vedi, qua mi hai preso alla sprovvista. Qua proprio mi hai preso alla No, ma sprovvista. è lana, è No, 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 è cotone. lana, parliamo di lana, ma volevo darti la composizione esatta, perché comunque è un misto, però è molto bello, molto soffice, anche una bellissima resa. Allora, è un alpaca baby al 70%, lana merino 25% e poliammide 5%, ecco. Ok, allora una Per cui bellissima diciamo, ha composizione. sicuramente una bella composizione. Allora, lei la Dalvik, posso andare avanti adesso? Non No, mi muovo più no, se non mi aspetta. dai il Dice Nadia che benestare. sei un uragano. E poi Grazie, Francesco. Nadia. Francesco dice che i caffè non sono mai abbastanza. Non fa Francesco, bene Francesco, il il nostro caffè. Francesco, ha fatto una cosa bellissima, Francesco, lo posso dire? Certo, raccontalo. Allora, io come mia abitudine per il mio compleanno che compio pochi giorni prima di Natale, ogni volta chiedo filati in omaggio.
perché appunto le persone lo fanno volentieri perché sanno che sicuramente è un, diciamo, regalo gradito e non ce n'è mai abbastanza. E allora mi hanno regalato due matasse di Malabrigo Soc, bei colori, è un giallo senape e uno rosso bordeaux, però una matassa cada uno, per cui avevo soltanto 400 grammi per colore. E in qualche modo non avevo un'idea per come sfruttarli, per cui settimana scorsa mi sono sentita con Francesco perché cercavo uno speckle sul suo sito e non l'ho trovato, per cui gli ho scritto e niente, per cui gli ho detto, te lo faccio, te lo creo. Niente, non solo l'ha creato, è venuto uno speckle bellissimo che purtroppo non mi è ancora arrivato, ma dovrebbe arrivare domani. Per cui stavo provando a prendere la foto, vediamo se si riesce a vedere poi eventualmente. Per cui lo speckle non solo è bellissimo, ma lo ha chiamato Vicky 1.0. Vediamo. E allora io ho qua delle luci molto forti. Ecco, forse così. Si Ecco, adesso vede? si vede. È un po' verde, un Sì, po' rosa. c'è un panna di base con un rosso e questo giallo senape, e poi è screziato da altre piccole, diciamo, da altre tonalità, appunto come dici tu, c'è quel verde, c'è anche un po' di grigio e quant'altro. Niente, cioè è stato veramente, cioè, molto, molto generoso. Grazie, grazie per la tua disponibilità. Posso far vedere Francesco, Foresta Nera? bravissimo. Cosa? Scusami? Aspetta, Foresta Nera, lo posso far vedere? raccontaci con che ferri hai fatto, la Il Dudù, cappa. allora la cappa l'ho lavorata con i ferri del 5. Ho visto poco fa, grazie Raffaella, ho visto poco fa un altro messaggio a Chiara, ha detto ho comprato ieri il pattern, lo trovo bellissimo. Grazie Chiara. Allora, stavo dicendo, la cappa l'ho realizzata con i ferri del 5, tranne per il collo, che l'ho lavorato col 4. Sono partita con un avvio provvisorio. Sempre in top down, però partendo dal collo, diciamo la costruzione del collo in sé è stata fatta successivamente. Ci Ok. sono dei ferri accorciati all'inizio, proprio per dare una maggiore vestibilità alla cappa, poi all'interno di questi 26-30 ferri, dipende dalla misura, terminano gli aumenti. E dopodiché si scende dritti nel momento in cui inizia anche il motivo della foglia di cedro alternata con dei pannelli, con i pannelli a maglia rasata. Sì, sembra una carta da come si chiamano le carte, no? Con cui si Sì, gioca. diciamo che potrebbe sembrare anche il seme di picche delle carte francesi. Sì, esatto. Sì, è Esatto. proprio bella la cappa. E così capiamo come la costruzione di questa cappa, tutto. Beh, non solo vogliamo vederla, vogliamo conoscere tutto. Ok, va bene. Ma lo fai benissimo. E poi questa cappa è proprio bella. Hai detto che ha Sì. quattro taglie, vero? Sì, SML XL. Benissimo. Dice Francesco che si è visto benissimo il colore. Grazie, grazie ancora, Francesco. Allora, Francesco, io ho un messaggio per te, quindi una parentesi. Io voglio un colore Bigol Needs. Non dico di più, lo dico così, eh? Okay. Adesso tutti Abbiamo vogliamo un creato un colore col nostro precedente. nome. Tutti vogliamo un colore col nostro nome. Eh? Hai aperto una finestra un po' pericolosa. Ma scherzo, eh? Dai, facci vedere Foresta Sì, Nera. un work in progress che sarà appunto un futuro pattern, una maglia da uomo e un top down. Con aumenti in raglan. E allora si inizia con la maglia tubolare, poi c'è il colletto appunto costo 1-1, poi ho il finto rimaglio industriale, Sì, che questa ce parte l'hai sul qui. tuo Esatto, canale. sì, tutte queste tecniche sono sul mio canale. È una normalissima maglia rasata realizzata con la Merino Plus di Darko Men Yarn, appunto del nostro Francesco. Qua le linee raglan sono 5 dritti, per cui anche poco visibili, volutamente fatto.
E questo inserimento del colore di contrasto è fatto con il rovescio tessuto. Lunedì è già uscito sul mio canale questa tecnica. Non è altro che, cioè, non viene lavorato il colore di contrasto, ma viene passato una volta prima, una volta davanti, una volta dietro, le maglie. E in questo modo, diciamo che imita un po', la tessitura, la trama di un capo tessuto a tutti gli effetti, cioè realizzato sul telaio, perché c'è questo entra ed esci. Nel momento in cui si fanno questi passaggi sul davanti del lavoro, si volta il lavoro, anzi, prima ancora, cioè durante questi passaggi, si lascia il colore principale in sospeso dietro, normalmente. Si fanno questi passaggi per cui si passano le maglie, sia con il filo di contrasto una volta davanti, una volta dietro. Dopodiché, raggiunta la lunghezza desiderata di questa tecnica, si volta il lavoro e si torna indietro, per cui automaticamente poi, visto anche da dentro, a parte le codine, diciamo, c'è anche i punti sono pure riempiti, per cui la maglia è coperta sia dentro che fuori dal colore di contrasto. Ritornando indietro, si lascia il colore di contrasto che si può tagliare e si riprende il colore principale col quale poi si continua la lavorazione normalmente. E poi lo fai, sembra che c'è Sì, un, di diciamo, c'è un sì, c'è disordine, una. ma c'è tutto, è tutto calcolato, no? Sì, allora io l'ho tutto calcolato, alla fine diciamo sembra qualcosa di fatto in maniera sporadica, però ha una sua costanza effettivamente. Tra le altre cose questa tecnica si può applicare anche a capo terminato se si vuole, oppure invece di passarlo durante la lavorazione stessa, passando le maglie da un ferro all'altro, si può invece anche fare con l'ago. Questi tre metodi comunque già li ho illustrati nel video che ho postato sul mio canale lunedì scorso. Benissimo. No, bello. Questo è il colore Hunter. Hunter Hunter, sì, aspetta, è un vediamo, grigio. prendo Io da lo vedo qui. grigio, ma non so se sarà un grigio. No, è un verde bellissimo, stupendo. Forse si vede meglio adesso. Si vede Sì, che è verde? sì, sì, sì. E c'è il colore panna, che se lo trovo, scusate, qua. E questo è il panna, ecco, rende di più così. Questo è il panna e questo è il colore base, se non ricordo male, del Vichy 1.0. No, ma mi sono divertita troppo, infatti gli ho chiesto, ma davvero? E lui mi ha detto sì, Vichy 1.0, perfetto. Allora, e questo maglione cosa ti manca? Le maniche? Sì, le maniche è proprio il punto coste finale. E il Farò la bordo chiusura inferiore. tubolare con l'ago. Erika ha detto giusto, spettacolare quel verde. Sì, Erika, hai ragione. Sì, È molto, bello, molto molto bello. E bello. anche il maglione è molto bello, molto originale, molto semplice, Grazie. Sì, è ma molto semplice, è una d'effetto. costruzione basica, sì, Sì, ma molto grazie. d'effetto. Poi ha dei particolari molto interessanti, questo È un rovescio tinto a mano, per tessuto. cui giustamente ha questo gioco di colori dovuto al tinto a mano, è chiaro. Sì, Raffaella, è proprio un verde scuro, solo che chiaramente ha un po' qualche screziatura di verde un po' più chiaro, perché come dicevo proprio adesso, è un tinto a mano. Ecco, sì. E niente, ci vuoi far vedere qualcos'altro? No, E cosa ti è no, sembrato? La non ho altro. Merino Plus non l'abbiamo detto, ma è evidentemente merino, 100% Il merino, 100%, è 400 metri in 100 grammi. Sì, esatto, una fingering. esatto, è una fingering. Ecco, che opinione hai dopo che l'hai lavorata? Ti Stupenda, stupenda, piace? Anche il Dudu, stupenda. vero? Il Dudu è bellissimo pure. Consigliabile. Allora, io ho due debolezze, devo essere sincera. Ad oggi non ho trovato nessuna pecca né nei filati di Francesco e nemmeno nei filati di Lollocrea. Non sono sponsorizzata da parte di nessuno, però
Amo perché comunque li provo, mi piacciono, cioè mi piacciono. Domani, per esempio, esce una recensione su dei filati di Lolloprea, ma sono tutti belli in base alle loro caratteristiche. Sono tutti belli. Cioè, dico io la stessa cosa, io anche con i filati che ho preso da Francesco mi piacciono. Cioè. Questi sono di LolloCrea, questi due. Ma tu hai già fatto E qualcosa anche questi. con i filati di No, Lolloprea? non ancora, non ho avuto del tempo. C'ho un po' di filati di LolloCrea, ma non ce la faccio. Lo so, purtroppo 24 ore non bastano, hai E né ragione. due mani nemmeno. Abbiamo Eh già. bisogno di quattro mani e 48 ore, e anche così, secondo me, non avremmo del tempo sufficiente. Ma non si può fare altro. Allora io vi faccio vedere questo che non lo, ve lo faccio vedere perché lo state già vedendo. Infatti, vi ricordate queste matasse che mi avete detto? Se il colore sarebbe ciclamino, che ce le ho le altre due qua. Sarebbe questo. Avete scelto voi quel colore. Sì, infatti. Sarebbe di questa indie dyer spagnola della Catalogna che è Greta and the Fibers. Francesco, tu la conoscerai quando verrai a Siviglia. Ci vedremo tra 2 o 3 settimane, non so, è il 1º aprile. Ci vedremo. Ed è 75% merino, 25% seta. Si chiama la base, si chiama Silk Me Lace, Silk Seta Me di Merino, Silk Me Lace, tinto a mano, eccetera, eccetera. E sono, è una lace, cioè 800 metri in 100 grammi. Allora, alla fine ho chiesto a lei, perché questo lo sto facendo proprio per il festival, questo che c'è a Siviglia. Ho fatto il campione, purtroppo non ve lo posso far vedere perché l'ho disfatto. Ho fatto il campione con un solo capo, con i ferri del 3, dei 3 mm. E non mi piaceva, veniva troppo largo e soprattutto irregolare. Poi l'ho ripetuto con i ferri di 2 mm. E veniva bellissimo, ma proprio bello, ma ho detto, guarda, tra l'altro io ho i ferri dei 2 mm che io sono lunghi così, quindi sono da calzini. E poi ho pensato, guarda, io faccio una maglietta, questo top, non so come chiamarlo, con i ferri del 2 e chi è che lo fa? Quando tu leggi ferri di Hai ragione. 2 mm, nessuno me lo compra il pattern. Quindi alla fine ho pensato un po' di soluzioni e ho scritto a questa indie dyer, si chiama Margarita, se potevo lavorarlo doppio. E alla fine ho fatto così, mi ha detto sì, no, non c'è nessun problema e lo sto lavorando doppio. E adesso sì, lo sto lavorando con i ferri di 3,5, viene bella la maglia. Bella regolare, bella tutto, mi piace, sono contento perché non mi piaceva quando era troppo larga. E tra l'altro con i ferri del 3,5 si può lavorare, non è un 2, quindi mi Infatti. capite, no? No, io per me io l'avrei fatto col 2 davvero, eh? Io non l'ho fatto perché poi nessuno lo avrebbe fatto. Ma a me piaceva tanto la maglia così piccolina. Tutto bellissimo, ma sono consapevole che poi Una XL o una L col è 2. vero che è un capo piccolo perché non ha le maniche, non è molto lungo, non è ancora finito, ma sarà lungo così più o meno, non di più. Quindi non è che è un capo, non è un maglione con le maniche larghissimo, no, ma comunque il 2, secondo me, quando tu leggi il 2, dici ciao. Tranne alcune pazze co come me o come te
Che ah, ma non so se a te dispiacerebbe lavorare No, col io 2. l'avrei fatto col 2. Appunto, sì, ma Io non ho il problemi. grosso delle persone avrebbe detto no, e allora bisogna anche pensare un po' al pubblico, no? Diciamo. E quindi alla fine l'ho fatto con il 3 e mezzo. Per cui hai cambiato modello. No, non ho cambiato Hai modello. cambiato idea, intendo dire, scusami, mi No, no, sono no, il espressa modello male. era lo stesso, sarebbe stato così. Ok. Semplicemente io ho fatto prima il campione con il 3, con il filo singolo, con il 3 e con il 2. Con il 3 non mi piaceva, con il 2 mi piaceva tanto, ma c'era questo problema. E poi Certo. quindi l'ho rifatto il campione, ho disfatto il campione, l'ho rifatto, dov'è? Il campione. Boh, dove sei? Era qua. Eccolo qua. No, non è questo. Va bene. Sì, è questo. Vedi, ma questo l'ho fatto piccolo perché mi interessava conoscere. Avevo già fatto 3 campioni. Questo avrei dovuto farlo più alto, ma non avevo già più voglia. E mi interessava conoscere il numero delle maglie, il numero dei Poi ferri. Poi lo misuri, lo infatti, misuro perché poi qua e alla fine basta. in corso d'opera lo vedi. Questo l'ho già fatto con il 3 e mezzo e mi è piaciuto e lavorato doppio. Vedete che ci sono 2 capi. Comunque, sto notando che anche tu, quando raddoppi il filo, non necessariamente senti l'esigenza di raddoppiare il calibro dei ferri, perché a me succede pure. Cioè io se un filato si presta a essere lavorato con il 2, 3, tanto per dire, io non riesco ad arrivare al 6 se lo metto doppio, nemmeno al 5,5. Io devo sempre ridurre un po'. E Eh tu sto certo, notando la stessa certo. cosa, perché dovresti essere andato oltre al 4 Sì, se forse avessi sì, ma. raddoppiato il 2 in tutto e per tutto. Certo, ma non va fatto così, tu lo sai. Per E esempio, infatti, dico io. due slice insieme fanno un fingering. Quindi io il Infatti. fingering lo lavorerei forse col 3, 3,25. Ma siccome lo volevo un pochettino solo più largo del normale, l'ho fatto col 3,5. Ho provato, mi è piaciuto come è venuto e quindi sono andato avanti. E dopo che ho fatto tutti questi campioni e alla fine ho deciso che campione usare, ho scritto il pattern. Quindi non ho dovuto cambiare tutto perché non l'avevo scritto prima, l'ho scritto solo dopo che ho deciso finalmente con che ferri lo avrei fatto e se l'avrei fatto doppio o singolo. E niente, no, ma dove sei? Il modello, l'idea di anzi, era già chiara. Vedi? Questo Sì. è. Non so se si vede. Sì. Ecco, questo è un po' grezzo, ma era lo schizzo. E poi le note di costruzioni qua, lo farò top down, che tipo di collo, che tipo come sarà il dietro, il davanti, il corpo, il giro manica, tutto qua, l'agio, tutto questo è segnato qua. Quindi il disegno non è cambiato, semplicemente quello che è cambiato, non è cambiato nulla perché non avevo scritto nulla ancora. Una volta Certo. che ho già finito, ho deciso che ferri usare, allora sì, ho cominciato questa pazzia. Che Quante taglie sono? sono? Sette taglie, tutte le misure di ogni taglia, il busto, le spalle, il collo, il giro manica, la schiena, tutto. Poi questo l'ho tradotto a maglie e ferri. Poi ancora di più calcoli e poi dopo di tutto questo, una mattina tutta davanti con la calcolatrice del telefono, alla fine ho scritto il pattern. Poi una volta che ho cominciato ho dovuto modificare qualche cosa, no? Ma il processo è stato quello, no? Allora, come si fa? L'idea, quello che io avevo scritto sulla prima pagina, si comincia è top down,
Si comincia dal collo, che è un collo fatto, non so se lo vedete. Oh. Ecco, forse un po' meglio adesso. Vedete, il collo è a Un po' legaccio. in rilievo. Sì, a legaccio. Sono sei Ok. ferri, penso. A legaccio. Poi, siccome in circolare lavorare a legaccio vuol dire un ferro a diritto e un ferro a rovescio, ho fatto e questo viene poi dove finiscono e cominciano i ferri, i giri, non viene molto bello. Allora, per risolvere questo problema, ho fatto sui ferri, non mi ricordo se sui ferri che lavoravo a rovescio o su quelli che lavoravo a diritto, no, sui ferri che lavoravo a rovescio, la prima maglia l'ho Passi. passato senza lavorarla col filo dietro. E quindi ti viene una colonnina di diritti in mezzo al legaccio. Quindi, proprio dall'altra parte, non so se l'inizio del ferro è qua o qua, è su una delle due spalle, proprio in mezzo al ferro ho dovuto farne un'altra maglia passata perché così venisse simmetrico. E così non si vedeva questo cambio dei ferri del diritto al rovescio e del rovescio al diritto che viene un po' brutto. Poi sui lati ho fatto lo stesso, anche se qua si lavora a maglia rasata, ho voluto riprendere questa tecnica della maglia passata, un ferro sì, un Poi dà anche un ferro po' l'impressione della finta cucitura. no. Esatto, e poi qua ci sarà un bordo finale a legaccio e quindi questa colonnina di diritti verrà fino alla Continuerà. fine, perché Certo, anche qua avrei capivo. avuto lo stesso problema del cambiamento Infatti. del ferro, quindi l'ho cominciato sin da qua, dall'unione della schiena e del davanti, no? Del dietro e il davanti. Non so se si apprezza, se si vede, No, boh. no, no, quel, io lo riesco a Ma vedere non posso tranquillamente. avvicinarla di più, lei. Il vivagno, hai colto pure come l'hai fatto, il vivagno, diciamo, la scollatura, il bordo del giromaniche? Allora, questo cosa ho fatto? Vediamo, aspettate dove la metto che si veda qua. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto tutto il collo, ok? Sei ferri a legaccio con le due maglie passate, queste che ho detto, che rimangono su una spalla e sull'altra. Poi ho lavorato, no, il davanti. Quindi l'inizio del ferro è qua. Ho messo su un filo di scarto la metà delle maglie di questa spalla. Poi ho lavorato le maglie del davanti. Ho lasciato lì il filo in sospeso. Ho messo in un filo di scarto tutte le maglie dell'altra spalla. Poi un altro filo di scarto ho messo le maglie della schiena e poi sul primo filo di scarto ho messo la seconda metà delle maglie della spalla destra, questa alla destra, sì. Ok, poi ho lavorato un attimo, ci sono tutti i fili che si imbrogliano. Ho lavorato tutto il davanti con gli aumenti Raglan, molto semplici. Ho lasciato le maglie in sospeso, ho ripreso le maglie della schiena, ho iniziato con più maglie sul davanti che sul dietro, 4 in meno. Così ho dovuto fare 4 ferri qua in più, a modo di ferri accorciati, anche Esatto. se non sono ferri accorciati perché si fanno completi, ma perché qua non continua il ferro, ma fanno la funzione di ferro Esatto, accorciato, perché no? si alza lo stesso dietro un po' di più. Esatto, ho lavorato la schiena fin quando ho raggiunto la stessa lunghezza del davanti. E poi, come in un top-down classico, ho unito il davanti e il dietro avviando delle maglie qua.
Ok, ha un agio un po' bello di 15-20 centimetri, quindi verrà largo. Il problema è che c'è quel cavetto e diventa un po' rigido. E poi non so cosa state scrivendo, scusatemi perché sono concentratissimo di spiegare questo. E poi Stanno farò. dicendo, Nadia sta dicendo che lo scollo all'americana. Raffaella invece ti sta facendo una domanda. Non potevi farlo nel mezzo dietro? Sì, questo penso sia la maglia passata. Certo, potevo farlo nel mezzo dietro, ma ho voluto la simmetria di una spalla e un'altra. Si poteva fare anche qua dietro, nel mezzo dietro e avere tutta la maglia qua. In quel caso, forse questa idea non ce l'ho avuto, in quel caso io avrei fatto anche nel mezzo Avresti qua. dovuto farlo pure davanti, certo. Si potrebbe non farlo, ma io l'avrei fatto tutta la colonnina di diritti qua in mezzo. Sarebbe stato anche bello così. Una bella idea. Adesso mi manca fare qualche centimetro in più, perché qua io dovrei segnare dove è l'ombelico di Maria Antonietta, perché non so dove Ecco sia appunto, sì, perché esattamente. non solo non ha la testa, non ha nemmeno l'ombelico, poverina. Appunto. E non so dove sia, penso sarà qua più o meno, ma forse troppo alto, non lo so, più o meno qua. Guarda, è soggettivo, Lo non lo so, hai due immaginavo. donne in casa, fai una media tra i loro, non lo so, prova, Esatto. magari chiedi a tua madre e a tua sorella di misurare. E poi fai una media perché comunque io mi rendo conto che è soggettivo, no? La fisicità di ognuno di noi cambia, c'è Appunto. poco da fare. Allora, qualche centimetro in più a maglia rasata e poi anche qua un bordo a legaccio. Poi riprenderò le maglie che ho qua in sospeso. Beh, anzi, comincerò da qua, dal mezzo del sottomanica dell'ascella, diciamo, Sottomanica, sì. no? Riprenderò le maglie, riprenderò tutte le maglie lungo il raglan. Poi riprendo le maglie che ho qua in sospeso del collo, faccio tutto il giro e non so ancora che rifinitura fare, perché mi piace davvero così com'è. Infatti, per questo io ti ho chiesto, perché a me già sembrava rifinito No, così per come l'ho visto. ma Per qua questo ti ho vedi, chiesto che voi, che vivagni avessi fatto. queste maglie qua si arrotolano qua. Quindi devo Ok. fare qualcosa Almeno io da qui non riesco a vederlo. Allora, vediamo se ce la faccio. Vedete che si arrotolano. Sì, qua Boh. sotto Vedete, sì. siccome è maglia rasata, si arrotolano. Quindi qualcosina devo fare. Il vivagno che ho fatto è semplicemente un diritto e l'aumento. Ma viene molto bello così, eh? Io Sì. infatti qua non farei più nulla, ma devo fare qualcosa per questo e per chiudere. Boh. Queste maglie qua, che sono ancora vive, queste maglie. Ma anche se questo fosse venuto bene, cioè se non si arrotolasse, io direttamente avrei cambiato il pattern, avrei detto di chiudere queste maglie subito all'inizio e lasciarlo così. Adesso, boh, forse riprendo tutte le maglie. E direttamente dove ti metto che ti si veda, ecco, e direttamente le chiudo, oppure faccio un po' due ferri a legaccio, semplicemente così verrà Sai che cosa ok. potresti fare sotto? Sto pensando, ti ricordi quando noi una volta ne abbiamo parlato dell'accavallata semplice però senza lavorarla? Accavallata semplice senza lavorarla. Tu a me una Ho volta mi avevi capito. detto che... Sì, la chiusura senza filo. Esatto, sì. In quel modo tu le maglie sotto la riesci a stringere e non hai bisogno di fare tutto un per cui magari là sotto quando fai cioè vai a fare la chiusura perché devi riprendere le maglie di sopra, magari sotto invece di far fare la normale chiusura con la cavallata semplice lavorata che in ogni caso ti creerebbe lo stesso, diciamo, la non andrebbe via la possibilità che si arrotoli.
perché gli dai filo in poche parole, perché quando tu lavori la maglia nella cavallata semplice, cioè l'allarghi, cioè, le dai la giusta larghezza, ok? Che chiaramente ci sta per alcuni versi, però in questo caso, visto e constatato che tu devi evitare che ci sia troppo tessuto affinché si arrotoli, potresti fare almeno in quel passaggio, puoi provare di fare soltanto in quel passaggio la cavallata senza lavorarla. Ti stringe un pochino e non dovrebbe avere più la libertà di girarsi Ho la capito, parte, dovrebbe restare ci più proverò. rigida. Allora, scollo all'americana vuol dire lo scollo quadrato, diciamo, boh, che l'ha de detto, chi è che l'ha detto? Nadia, Nadia ha parlato Nadia. no, diciamo, è questo il tipo di scollo così, che c'è il collo e poi la manica Non c'è. scollata, però a forma di raglan, e questo diciamo è lo scollo Ah, americano non lo classico. sapevo si chiamasse così. In Sì, questo è lo italiano. scollo americano classico. Ah, ok. Allora ho imparato una cosa nuova in italiano. Allora stanno dicendo I cord di qua sarebbe non sarebbe un problema. Il problema sarebbe qua che già c'è un bordo a legaccio, quindi aggiungerne un altro con l'I cord forse e poi verrebbe un po' grosso secondo me. O fai Poi un bordo a una legaccio tutto? cosa? Aggiungi il legaccio ovunque, Sì, è continui quello quindi che ad la mia idea è elementarli. quella, fare due o quattro ferri al massimo a legaccio. E basta, Esatto. continuando qua la maglia passata qua al centro e anche qua. Ok? Poi dice Nadia, scusa, si arrotola perché non è la taglia di Maria Antonietta. Boh, sì, è la taglia di Maria Antonietta, ma è largo, è largo. Non va al come si dice al corpo. Come si dice quando non ha Non è largo? aderente, Non è non è aderente, aderente. appunto. No, il problema, anche se io, beh, forse se, no, anche se lo attacco al corpo, questo si arrotola va fuori, Vabbè, è il non dentro. classico vizio della maglia rasata, purtroppo, perché anche Esatto. se noi iniziamo un bottom up e lo lavoriamo soltanto a maglia rasata, si arrotola a prescindere. Esatto. Cioè, purtroppo la maglia rasata ha questo vizio e non sempre va via col bloccaggio, per non dire quasi mai. Barbara suggerisce con l'uncinetto un giro di maglia bassissima dovresti fare, visto e Forse, considerato che forse sopra è il anche. legaccio. Poi Nadia dice spalla nuda, questo cosa vuol dire? Ah, vuol dire è il collo Sì, il americano. discorso sì, è Ok. lo scollo all'americano. Bordo a legaccio anche alle maniche, appunto, è quella la mia idea. Sì, infatti, l'idea originale era quella. Ma poi ho visto che questo bordino qua veniva così bello e semplice che mi veniva voglia di non fare nulla, vedete? È Sì, no, bello. perché effettivamente ben, per questo ti ho detto poco fa, cioè mi sembrava già rifinito. Il No, problema è no, no. solo quella parte sotto. Sì, anzi, se non ci fosse questo che si gira qua, vedete che si gira verso fuori si dice, no? Sì, verso fuori, sì, verso l'esterno. Verso l'esterno. Se non fosse questo problema qua, io chiuderei queste maglie all'inizio. Beh, io le chiuderei a posteriori, evidentemente, ma sul pattern direi di chiuderle all'inizio. E l'avrei lasciato così, ma il problema è quel riccioli che fa e non. Boh. E niente, vi farò vedere settimana prossima il capo finito. Perché, beh, questo l'ho fatto in 2 giorni, eh. Si lavora velocissimo. Perché non ha le maniche, non è, beh, una taglia, diciamo. E il busto è 100 centimetri per un. Io lo sto facendo Una M. per mia sorella che ha un busto di 90 centimetri, quindi ha un agio di 10 centimetri, questo potremmo dire. E niente, cos'altro vi posso dire di questo capo? Che lo sto facendo per il Festival di Siviglia e poi ci sarà una sorpresa su questo capo, ma ve la racconterò settimana prossima. Ok? E niente. Aspetteremo. Allora, che altro vi racconto? Ah, vi voglio far vedere una cosa che mi hanno regalato. È una sciocchezza, ma mi è piaciuto.
sarebbe questo zaino qua. È uno zaino molto normale, molto semplice, ma col mio logo Beagle E Nudes. vedi, vedi, c'è chi ha lo zaino personalizzato, io il colore del mio nome. Ma il colore è più E figo. adesso non è che vado a chiedere di farmi pure lo zaino col mio nome. Allora, e poi mi ha regalato, è stata una signora che abita vicino a Granada ed è venuta a trovarmi. Suo marito ha una stampante di stoffa, immagino, non lo so. Mi ha regalato anche questo Che coso, bellino, che molto non so cosa carino. sia, non so come chiamarlo, No, anche se... sembra un astuccio potrebbe essere un astuccio porta attrezzi. Sì, per lo shampoo, oppure per Un la maglia. beauty, un beauty. Sì, per i viaggi, per andare in viaggio. Sì. Oppure per mettere, che ne so, i ferri. E poi anche dei marcapunti. Li tiro fuori, Carini. aspettate. Fatti da lei. Boh, sono un po' chiusi molto bene. Vediamo se riesco ad aprire questo. Ecco. Lei si chiama Ilando Elilo. Allora, non mi ricordo, mi ha spiegato, ma porca miseria, non mi ricordo cosa voleva dire. Ah, sì, ho capito cosa vuol dire questi numeri. Vedete che c'è un numero su ogni marcapunto? Allora, questo vuol dire, l'ha fatto perché così, se tu stai facendo per esempio questo, lo lasci lì e devi prendere i ferri e poi ci capita delle volte che poi quando devi continuare non ti ricordi che ferri stavi usando. Quindi tu metti il marcapunto con il numero. Questo sarebbe un 3, poi c'è questo che c'è il 3, ma metà è bianco e l'altra metà Qui ho un tre e viola. Questo è 3 e mezzo. mezzo. Quindi i 3,25 e 3,75, quello sarebbe un problema. Ma l'idea era quella. Beh, sono carini. Certo, Soprattutto come idea se... anche molto carina. Sì, così metti qua ma io alla fine sapete che non uso solo i marcapunti questi. Questi a lampadina, non a lucchetto, non so. Allora, io li Questi uso qua. pure, però li uso prevalentemente per fare i piccoli, perché chiaramente più piccolo e più sottile è il marcapunti, se hai un filato sottile sono meglio quelli, però a te non ti si girano Sì, ma sono già e non ti dà abituato a usarli. fastidio. Sì, i marcapunti mi danno fastidio tutti. Ah, ecco che, però non sono soltanto io, ok. E poi mi ha regalato anche questo, è un... come si chiama? Non mi ricordo come si diceva in italiano, che si attacca ai metalli. È un adesivo. No, non adesivo. Polo negativo, polo Ah, una positivo. calamita, una calamita. Calamita, ecco, Ok. come si dice, per il frigorifero. Ah, ok, ma Infatti questo è mi ero molto carino, dimenticato, molto lo devo mettere. originale. E niente, allora vi faccio vedere il filato del prossimo progetto. Questo non è segreto, quindi io ve lo posso raccontare. Mi è arrivato un po' di tempo fa, a dire il vero, ma non ho potuto lavorarlo ancora. Sì, forse non mi ricordo, ve l'ho fatto vedere, penso di no. O sì, me lo dici tu adesso, Vicky. Vediamo. Queste tre matasse No. non ve le ho fatte vedere? No. Questo di un'altra indie dyer spagnola, Francesco, la conoscerai a Siviglia. Me lo metto qua, così non mi fa ombra le matasse. Che si chiama Felici punto, felice Questo è quel è la Giustina. Giustina, appunto, ed è lo Giustina, stesso tu ne hai filato. parlato, tu hai parlato, è lei che ti ha chiesto lo scialle. Con quel filato bellissimo, il Giustina, infatti l'hai fatto per, cioè, le hai Per dato il lei. nome perché lei ti aveva fatto
Sì, era la seta, se non ricordo male, del La film di seta, Kubrick. 75% seta, 25% lino. Così viene un pochettino più rustico del, solo, del 100% seta. Qua non so se vedete i morsi del mio cane, di uno dei miei cani, non so chi. Li vedete qua Sì, là sulla... sotto. Meno male, per un po' non mi è venuto un infarto Immagino. quando ho visto la matassa sul pavimento e tante altre cose sul pavimento. E niente, allora le ho chiesto a Giustina, questa volta sono stato io a chiedere a lei, di farmi lo yarn support con questo stesso filato con cui ho fatto lo scialle Giustina per fare... Ah, sì che ve l'ho detto, o forse è stato Non nel... hai fatto vedere il filato, io non ricordo che tu abbia No, fatto vedere forse è stato nel il corso di filato. Sì, scialli. hai parlato del progetto con Giudì, ma il filato no, io non mi ricordo. Ah, Qualcuno era ok. presente al No, corso avevo e può paura eventualmente di... smentire. Avevo paura di ripetere le stesse cose. No, infatti no, meno male. Allora, io vorrei fare una blusa, abbiamo detto che si chiamava, no? Scusa, sì. Una blusa con lo stesso motivo dello scialle Giustina, di questo lace bellissimo che sembra un fiore d'arancio. Molto bello, non so come si dice fiore d'arancio in italiano, so che ha un nome perché un giorno l'ho cercato, ma non me lo ricordo. E sarebbe tutto il corpo con questo colore e poi le maniche saranno larghe, le maniche e il bordo inferiore con questo lace di Giustina E tu con avevi chiamato eccolo. punto stella, se non ricordo male. Starflower, flore stellata, fiore stellata Credo che nel sarebbe. pacco non ci sia scritto Sì, punto perché stella. non, è un motivo tradizionale della Stonia, Estonia, Letonia, Estonia. Estonia, ecco, e che si chiama Starflower, appunto, Zagara, o Zagara, sarebbe il fiore dell'arancio, che ha un profumo bellissimo. Tra l'altro a Siviglia è tutto pieno di alberi d'arance. E adesso in primavera c'è un profumo di zagara ovunque, bellissimo. Sì, ok, la zagara, sì, allora la zagara è giusto. I Ecco, filati ve li Barbara mi dà avrei. conforto, non abbiamo visto i Ecco. filati, abbiamo solo parlato del modello. Ecco, allora c'è un colore un po' più scuro e questo è il tipo di colori che fa lei. Sono colori molto delicati ed eleganti. Questo si chiama Smooth Apricot. Apricot è, come che si dice? Albicocca. Albicocca tenera, diciamo, non lo so. E questo anais. È lo stesso colore, diciamo, ma più chiaro. E niente, vediamo. Appena finisco questo, mi devo mettere a lavorare con questo. Forse anche settimana prossima vi posso fare vedere. Vi posso far vedere. E questo progetto iniziato. Bene. Ok, sono molto contento. Questo sarà molto fresco, questo filato. Sarà una blusa leggera, anche questa ampia, con la manica pipistrello, ma molto ridotta. Non il pipistrello che nasce qua e viene qua, ma tipo forse qua, un pochettino molto piccolo il pipistrello con le ali molto piccole. E niente, vediamo che altro vi devo dire. Il Mystery Call, l'avete visto ieri, l'avete cominciato, cosa... Visto, non cominciato. Devo essere sincera, io ho comprato il pattern, seguo tutte le puntate, però ancora non l'ho cominciato. Sempre perché ritornando al discorso che ho solo due mani, ho la brutta abitudine di dormire ogni tanto, di mangiare, per cui 24 ore non mi bastano. Ah, il primo indizio era maglia rasata, quindi molto Sì. semplice. Quello di ieri mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. Tu lo Semplice, però mi conoscevi ha il molto brioche d'effetto. stella, il punto Sì. brioche stella? Sì, perché tu hai fatto lo challe Nazarin? No.
No, Non ma me è lo uno di conosco. quelli che mi sa proprio che devo comprare perché mi piace da morire. Bella subito, che tentazione. Sì, perché lei la sta facendo lo scialle granata Granata. e non l'ha ancora, non ce la fa a farne due Anche lei contemporaneamente. ha lo stesso problema nostro. Ha solo due mani e ci sono solo 24 ore al giorno, eh già. Esatto. Ma niente, allora, sì, secondo me è molto bello, non ve lo posso far vedere, ve lo farò vedere quando sarà Non finito il sarebbe mystery. più, non sarebbe un. Ah, pure Francesco non l'ha ancora iniziato. Idem come Vicky. Sì, Francesco, ricordati che lo devi portare a Siviglia, eh. Che voglia. Sarà tra è il primo aprile, quindi oggi è 13, tra 15 giorni, Ma 10. io so da fonti certe che a quanto pare Francesco è molto veloce nel lavorare. Sì, lui è velocissimo. Io tra il lavoro, un concorso da fare, la famiglia, non ce la faccio a fare il CAL, ma ho visto il video e mi piace troppo, comprerò il pattern e lo farò. Benissimo. Bello il punto stella, sono alla seconda ripetizione proprio ora. Bravissima Vesna. Vediamo, io spero vi piaccia l'insieme dello scialle. Spero. Che tentazione la blusa con i filati di Giustina. Benissimo, Lella. E niente, allora, io non avrei più niente da dirvi. Spero siate contente, contenti col mystery. Ogni giorno, ogni settimana il lavoro è più grande da fare perché lo scialle cresce. Quindi spero facciate in tempo di finirlo. Beh, voi non avete fretta perché voi non venite a Siviglia. Ma se porto i gomitoli e basta, i 4 giorni di Siviglia mi bastano. Boh, non so quanto sei veloce, Francesco, ma secondo me 4 giorni. Anche perché a Siviglia forse dovrebbe girare pure un poco, dico io, non penso che Appunto, dovrebbe chiudere Francesco, in stanza. a Siviglia prenderemo i ferri solo per farli vedere agli altri, basta. Saremo impegnati tutti i giorni, tutto il giorno a girare la fiera, a girare la città. Bisogna vedere, la cattedrale di Siviglia è molto bella. Secondo me la terza più grande al mondo, se non sbaglio, quindi questa bisogna visitarla. E niente, allora io ti ringrazio, Vicky. Sono già Io quasi le ringrazio te 7. per l'invito. Settimana prossima vediamo chi viene. E niente, grazie a voi che ci fate compagnia, che ci accompagnate anche se non ci vediamo, ma sulla chat. E niente, buona settimana, buona domenica e un abbraccione a tutti e tutte. Buona settimana e buon compleanno a te per Ah, il primo. grazie, è vero, non mi ricordavo, non voglio pensarci nemmeno. Martedì è il mio compleanno, è vero, non mi ricordavo. Allora, sì, dice Francesco che lui vorrebbe prendersi una pausa dai ferri. Sì, appunto. Sì, si va alla fiera a divertirsi. E niente. Come ho detto, buona settimana, buon compleanno a me. Esatto, Buona buon domenica, compleanno a te. ci vediamo domenica prossima. Un Grazie ancora per abbraccione. l'invito, una buona serata a tutti. Ciao, 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 un bacione. Ciao, ciao, ciao.